Tutti i giorni, per poco, tanto tempo, ci ritroviamo comunque lì in mezzo. Di che cosa parlo? Parlo del traffico, riguarda tutti, con mezzi privati, con mezzi pubblici, e ci riguarda, non possiamo farci niente. E ne parliamo questa sera, ne parliamo in una chiave innovativa. Con noi c'è l'ingegnere Andrea Marella, benvenuto. Grazie, buonasera. E con te parliamo di Traffic Lab, che cos'è? Traffic Lab è una startup innovativa nata nel 2021 da un'esperienza ventennale di uno studio di ingegneria dal quale ovviamente sono il fondatore. Ci occupiamo di analisi del traffico e anche se è un termine difficile tutti i cittadini sanno di cosa parlo, quindi cerchiamo di dare un numero e contare in qualche maniera le macchine che passano nelle nostre strade e dare queste informazioni a chi poi deve gestire in maniera opportuna. Ecco, in che modo il vostro lavoro incide nel quotidiano di tutti noi comuni mortali che ci imbattiamo poi in queste situazioni di traffico? Beh, sicuramente conoscere quanto una persona sta in coda e quanto tempo ci mette per arrivare sul luogo di lavoro o a scuola è molto importante per cercare di ottimizzare questo tempo. E quindi, conoscendo le informazioni nel dettaglio, possiamo andare a modificare ad esempio i cicli del semaforo, andare a dare informazioni all'utenza tramite i pannelli a messaggio variabile o tutta una serie di informazioni anche per ad esempio gli enti pubblici con le smart city. Quindi è uno scambio di informazioni che catturate da dispositivi che sono già presenti su strada, penso ad esempio alle telecamere, correggimi se sbaglio, e poi grazie a queste informazioni avete la possibilità di ottimizzare il traffico agendo proprio, come dicevi tu, sui tempi dei semafori. Sì, esatto, per noi il requisito fondamentale è avere dei dati di buona qualità, ovviamente tenendo anche presente la privacy dell'utente e quindi cerchiamo di riutilizzare anche in un processo di quasi economia circolare quelle che sono i dispositivi, le telecamere o altri strumenti già in possesso degli enti pubblici o di chi deve gestire il traffico. Quindi poi usiamo questi video per ovviamente avere solo informazioni statistiche e fornire una piattaforma che possa dare una previsione anche del traffico in tempo reale, non solo dei colori, una mappa, ma anche dei numeri veri e propri che sono utilissimi agli ingegneri del traffico. Quindi per entrare ancora di più nello specifico, questo è un servizio che si rivolge a chi? Noi ci rivolgiamo soprattutto ai piccoli e medi comuni perché crediamo molto nel potere di innovazione e di digitalizzazione di queste realtà, perché non sempre hanno le risorse e la possibilità di accedere a piattaforme sulla Smart City, su piattaforme di innovazione sul traffico, ma anche delle centrali del traffico come grandi città metropolitane o autostrade che devono in qualche maniera dare informazioni in tempo reale agli utenti. Quindi cerchiamo di agire su questi aspetti. E poi attraverso queste realtà le informazioni arrivano a noi utenti, giusto? Esatto, come dicevo prima, attualmente la piattaforma è dedicata agli enti pubblici, però c'è anche dei progetti di ricerca, ad esempio con alcuni clienti con cui stiamo lavorando, abbiamo vinto dei bandi importanti, nel fornire le informazioni anche agli automobilisti e all'ente pubblico, non solo sul traffico, ma anche ad esempio sulla sicurezza stradale. Ecco, perché in parallelo a questo progetto che è già applicabile, un format che state proponendo e che ha già avuto parecchio successo in tanti comuni italiani, piccoli e meno piccoli, e ci sono appunto questi progetti di collaborazioni con università ma anche con realtà private, perché voi ci tenete molto proprio a tutto questo discorso anche della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo. Assolutamente sì, noi lavoriamo attualmente in circa 190 comuni in Italia, sia piccoli ma anche grandi come Pescara, la città metropolitana di Torino e tra poco anche La Spezia, e noi utilizziamo fortemente una componente di ricerca con molte università, non solo a Genova ma anche altre città, altre università italiane, perché crediamo molto nella qualità e nel miglioramento dei nostri algoritmi di previsione del traffico. E i riconoscimenti sono arrivati, tra l'altro in pochissimo tempo, perché poi è la vostra nascita di startup ufficialmente nel 2021, quindi è passato poco tempo, eppure il 2023 è stato un anno dei grandi riconoscimenti. Sì, è stata una crescita non solo di business, come direbbero gli investitori, ma anche di riconoscimenti che ci hanno fatto molto piacere. Siamo andati a Lisbona nel corso del 2023 con l'ITA, con l'Italia Trade Agency, selezionati in una platea di startup italiane, fino ad arrivare a fine anno in cui siamo riusciti a raggiungere anche un obiettivo importante con un premio da parte di TIM e dell'Università La Sapienza di Roma, proprio sull'intelligenza artificiale.
ufficiale. E parlando anche con loro hanno avuto modo di apprezzare sia la qualità che anche la facilità di uso di questi strumenti, che per noi è assolutamente un mantra, cioè cercare di dare strumenti utili ai nostri clienti. E qui nel 2023 altri passi sono stati fatti in avanti? Sì, noi abbiamo raggiunto degli importanti obiettivi, abbiamo anche raggiunto la possibilità di avere degli investitori nel nostro capitale sociale e ovviamente cercheremo anche col nuovo anno di partecipare a nuovi finanziamenti e quindi siamo aperti a nuove avventure e a nuovi partner. Io ringrazio di essere stato con noi l'ingegnere Andrea Marella, grazie mille. Grazie a voi. E grazie di averci raccontato questa realtà che sicuramente in qualche modo ritroveremo nel nostro quotidiano che è Traffic Club. Grazie. Grazie, buonasera. Innovazione, innovazione anche nel quotidiano, altra dimostrazione qui su Startupper.